Ciao a tutti, se non mi sbaglio questo è il primo video che vedete nel 2021, io sto registrando nel 2020, ma dovrebbe uscire appunto questo video nel 2021, quindi ne approfitto per farvi tantissimi auguri di buon anno. Ovviamente condividiamo tutti la medesima speranza e speriamo davvero che questo sia l'anno un po' della svolta e di una nuova speranza di crederci di nuovo, di poter tornare piano e con le dovute cautele, alla vita che facevamo prima di questo infausto 2020. Come da tradizione, oggi voglio mostrarvi i regali che ho ricevuto a Natale. Non sono tanti, ma sono molto belli. Abbiamo deciso con amiche e amici di non farci regali quest'anno perché tanto non ci siamo visti, quindi non ce li saremmo potuti scambiare così in diretta e quindi secondo me si perde tanto della bellezza, diciamo, di scambiarsi regali con persone a cui si vuole bene, che si frequentano regolarmente. Quindi abbiamo deciso di lasciar perdere e ci siamo dati un appuntamento virtuale per una cena fuori tutti insieme quando questo sarà possibile senza correre alcun rischio. Detto ciò, ho ricevuto dei regali dalla mia famiglia e un paio di regali anche da due di voi che sono state fantastiche. Allora, partiamo con i miei genitori. I miei genitori mi avevano regalato la ring light che avete visto anche nel video, in qualche video sull'home tour che ho fatto. Perché io avevo le softbox per registrare, ma una si era rotta, proprio non funzionava più. E poi le softbox, non so se avete presente, sono quelle luci molto molto grandi, molto ingombranti, che è impossibile smontare e rimontare tutte le volte che si gira un video perché passerebbe la voglia e oggettivamente occupavano tantissimo spazio. Quindi quando abbiamo fatto i lavori per casa, avevo pensato di comprare una ring light e i miei genitori me l'hanno voluta regalare, quindi diciamo che quella l'ho ricevuta in anticipo rispetto a Natale, ma è il regalo di Natale. Comunque mi hanno fatto un pensiero a Natale, ovviamente per la casa, perché avendo fatto i lavori tante cose si sono rivolte alla casa e mi hanno regalato un servizio da 6 tazzine da caffè da tutti i giorni perché le mie erano un po' vecchie e mi piacciono tantissimo. Le tazzine sono semplicissime come forma, sono quelle che preferisco e sono bianche e grigio chiare. Se avete visto il video sulla mia cucina, avete visto che la mia cucina è bene o male tutta sul bianco, grigio, cromato, eccetera, eccetera. La cosa che mi piace è che le tazzine sono tutte diverse. Non so se le vedete dall'anteprima, non capisco se le vedete. Sono tutte sul appunto bianco e grigio, ma le fantasie sono diverse. Ci sono ovviamente i 6 piattini che non ho preso adesso, ma sono uguali, ognuno dei quali è uguale a ognuna delle tazzine. Sono molto molto carine e sono contenta di rinnovare, diciamo, le mie tazzine da tutti i giorni. E poi mio papà mi ha regalato una cosa che mi fa impazzire, mi ha commossa moltissimo, ovvero questo librone che non troverete assolutamente in commercio perché ne esistono 3 copie. Una ce l'ho io, una l'ha tenuta mio papà e una l'ha data mia sorella. Questa cosa enorme da 1300 pagine circa è una cosa che ha scritto mio papà negli ultimi 5-6 anni, direi. Si tratta di brevi romanzi, racconti che lui ha intitolato Ferrarum Fabri Saga ed è composto da I Servi 2.0, Astorre, Sospetti e Inganni, Il ritorno di Adelchi, La vita nuova, La grande guerra di Guido, Era mio padre Bartolomeo, Era mio padre Bartolomeo, la pinta a 5 punte e la stanza segreta, Le 7 porte, La quarta chiave e il libro maledetto. Di cosa si tratta? Innanzitutto si chiama Ferrarum Fabri perché i sostegni, quindi la famiglia di mio papà, i sostegni sono fabbri realisticamente almeno dal 1200. Questo mio papà lo sa perché ha fatto fare una ricerca, perché abbiamo scoperto di avere uno stemma di famiglia, i miei sono di Vinci, ve lo ricordo, quindi ha fatto fare una ricerca da un amico che si occupa di queste cose ed è venuto fuori che noi nel 1200 abbiamo avuto un beato in famiglia, Beato Sostegno,
di cui c'è anche, che faceva parte di una confraternita di sette monaci che hanno fondato questa confraternita, i Servi di Maria, e il convento è ancora presente sul Monte Senario in Toscana. E appunto Beato Sostegno era un nostro avo. Quindi sappiamo fin da allora che il ramo della famiglia da cui discende mio papà facevano i fabbri da allora almeno. Mio nonno era fabbro, il nonno del mio papà era fabbro e via dicendo fino appunto almeno al 1200. Mio papà ha interrotto definitivamente la stirpe di fabbri. Che cosa ha fatto mio papà? Gli è venuto in mente dopo queste ricerche, ha riscritto la storia della famiglia, romanzandola, inserendo stralci di storia della peste a Firenze, di Vinci, del territorio, del paese di Vinci, dei Conti Guidi, che erano gli abitanti del castello di Vinci ai tempi di Leonardo da Vinci, di Leonardo da Vinci e in qualche modo della sua famiglia, ovviamente romanzando, eccetera, eccetera. Quindi dal 1200 ai giorni nostri. Ci sono dei riferimenti a cose di famiglia molto evidenti, ci sono anche nomi che esistono, ci sono fotografie, lui ha messo fotografie di Vinci, di opere, eccetera, eccetera, e non so, cioè questa cosa mi emoziona tantissimo. Mi ha scritto una lettera che io ho letto una volta e non sono ancora riuscita a rileggere perché mi ha commossa moltissimo. Ma tanto tanto, io e mio papà ci capiamo moltissimo, siamo molto molto simili e mio papà è un uomo che si è sempre dedicato tantissimo alle sue passioni, alla pittura, alla scultura, adesso allo scrivere e poi di nuovo alla scultura. A parte l'uomo che voglio più bene sulla faccia della terra, ma è un esempio grande per me. Insomma, avere questo libro per me è davvero importantissimo. Poi andiamo a mia sorella. Io e mia sorella abbiamo deciso quest'anno di dedicarci a livello di regali ai bambini. Io ho due nipoti, mia sorella ha due figli piccoli, maschi, e poi c'è Daphne ovviamente. Abbiamo deciso di indirizzare le nostre energie economiche soprattutto su fare il regalo ai bambini, perché alla fine sono loro che vivono di più la magia del Natale anche intesa come dono. Io e lei ci siamo comunque scambiate dei pensieri, lei mi ha fatto un bellissimo regalo, in realtà si tratta di una candela molto bella, guardate che bella la scatola, è stupenda, è color oro, si chiama, vi scrivo tutto sotto comunque. Candela da 430 grammi, volevo cercare di capire il marchio, mi pare VEE, mi sembra, London. Comunque, questa candela è il nome di una città, ovvero Venezia, e la linea ha tutti i nomi di città, quindi città famose, c'è Roma, c'è Firenze, c'è Napoli, ce ne sono tantissime, hanno colori diversi, quindi questa è d'oro anche all'interno e hanno profumazioni diverse, ve la faccio vedere, pesa un accidente, sono candele di soia naturale, non l'ho ancora accesa perché volevo fare il video facendovela vedere integra, ma guardate che meraviglia, è in vetro mi pare, in vetro colorato. E questa ha un profumo vanigliato fiorito, ma abbastanza delicato ed è stupenda. Il mio salotto sta veramente benissimo e prima o poi mi piacerebbe provare anche le altre. Ha tre stoppini, quindi dovrebbe anche fare un bel profumo. Comunque vi aggiornerò eventualmente sulle varie profumazioni. Andiamo poi a mio marito. Ovviamente lo sapete che quest'anno per me è l'anno dei libri. Forse il 2020 è stato l'anno in cui ho ricevuto più libri in generale, ma perché è stato l'anno in cui ho ricominciato a leggere in maniera molto intensa e effettivamente ciò che mi dà più soddisfazione quest'anno è ricevere, comprare e leggere un libro. Allora, mio marito ha pescato dalla mia wishlist esattamente come aveva fatto per il mio compleanno. Avevo dato delle priorità nella mia wishlist e mi sono arrivate delle cose bellissime. Allora, innanzitutto, la cosa più lontana
dalla mia zona di comfort che esista a livello di lettura è la graphic novel, nonostante io sia sommersa e viva in mezzo ai fumetti, perché mia sorella, mio marito è stato un collezionista per tantissimo tempo, abbiamo moltissimi fumetti in casa, l'avete visto, e anche qualche graphic novel. Io non sono mai stata attratta e non ho mai letto neanche Topolino da piccola, per dire. Ma mi è venuta voglia di esplorare. Se il 2020 è stato l'anno in cui ho ricominciato a leggere e ho ripreso a leggere da ciò che sapevo mi sarebbe piaciuto, perché avevo voglia proprio di ritrovarmi nel mio mondo, nel 2021 voglio anche esplorare un pochettino di più. E quindi è arrivato Zero Calcare con Scheletri. Ho deciso di mettere in wishlist, prima di tutte le graphic novel che comunque mi attirano, Zero Calcare per un motivo. Perché credo che, essendo io molto lontana da questo mondo, conoscendolo veramente pochissimo se non nulla, ho voluto provare ad avvicinarmi a qualcosa che mi sento già vicino. Ovviamente il personaggio Zero Calcare lo conoscevo già, anche se non avevo letto nulla. E poi con la quarantena, non so voi, ma io sono impazzita per le Bibbia Quarantine. Ogni tanto le riguardo ancora, per me erano piccoli video animati meravigliosi. Non avete idea di quanto io attenda la serie animata per Netflix. Avrete già visto sicuramente i trailer e non vedo l'ora. Io quando uscirà, credo che lo guarderò tutto. Tutto senza mai smettere, proprio farò una full immersion. Scheletri è la penultima opera di Zero Calcare, perché poi è uscito Babbo Morto per Natale, ma diciamo che questo è l'ultimo romanzo grafico, fumetto di sostanza che abbia scritto. Ho deciso di partire dalla fine, diciamo che quelli che mi attirano di più al momento di Zero Calcare, oltre a questo, sono Dimentica il mio nome e La profezia dell'armadillo. La profezia dell'armadillo essenzialmente perché è il suo primo graphic novel, e Dimentica il mio nome perché penso che sia quello che è più vicino al mio gusto da lettrice. Ho cominciato comunque da Scheletri perché ero curiosa della storia, che sapevo essere una storia noir ambientata sempre negli ambienti che conosce, sa raccontare benissimo Zero Calcare. Non è inutile che vi faccia vedere le tavole, tanto conoscete tutti come scrive e disegna Zero Calcare. Io questa l'ho letta la sera di Natale. Il 25 sera mi sono messa lì in un'ora e mezzo, un paio d'ore si legge, ed è stata un'esperienza stupenda. Doveva arrivare un Natale in pandemia perché io leggessi la sera di Natale questo libro che ho amato moltissimo. Ovviamente ve ne parlerò poi meglio quando farò il video sui libri letti a dicembre, che mi sa che sarà il prossimo dopo questo. Dopo questo vedrete sicuramente il video sui libri letti a dicembre, e poi inizierà la maratona dei preferiti make-up, dei preferiti beauty, dei preferiti libri, bilancio, letture varie ed eventuali, come tutti i gennaio da che ho il canale. Mi è piaciuto un sacco e voglio assolutamente leggere tanto altro di Zero Calcare, ma avvicinarmi anche un po' di più alle graphic novel in generale. Poi, un libro che invece sto leggendo ora e di cui ero curiosissima appena ho visto che sarebbe uscito è di Stuart Tarton, Il diavolo e l'acqua scura. Stuart Tarton è lo scrittore di Le sette morti di Evelyn Hardcastle, che io ho letto quest'anno, nel 2020, e quando ho saputo che sarebbe uscito questo sono stata curiosissima all'istante di leggerlo. A me Le sette morti era piaciuto tanto, ve ne ho parlato a lungo nel video sulle letture di quel mese, e in un certo senso lo aspettavo al varco l'autore, perché era talmente particolare Le sette morti che io credo che un po' di ansia da prestazione, anche perché era la prima opera Le sette morti, questa è la seconda dell'autore, probabilmente gli è venuta, perché ha avuto un successo enorme, perché sicuramente un libro sui generis, difficilmente etichettabile in vari modi. Allora, come vedete, io sono a 2/3 di lettura. Oggi è il 28 dicembre, l'ho cominciato il 26, quindi se tanto mi dà tanto, con domani l'avrò terminato e non vi dico una parola, non vi dico assolutamente niente.
perché secondo me i libri di Stuart Tartu, mi sono resa conto anche leggendo questo, vanno letti fino all'ultima riga, lasciati riposare un attimino per poi poter dire qualcosa. Ovviamente delle idee le ho già e non sono tutte positive, però insomma, aspettiamo. Tra i libri che ho ricevuto, ho voluto iniziare con questo perché sono certa al 100% che cominceranno un sacco di video, in un sacco di video comincerà a essere presente questo libro perché è stato mandato a diverse booktuber, perché è uscito a novembre, mi pare, quindi si comincerà a parlarne. E siccome io delle sette morte avevo sentito parlare tantissimo prima di leggerlo, volevo proprio fare l'esperienza di leggere questo non avendo sentito nessuno parlarne prima. Quindi non ho avuto dubbi e l'ho messo subito in lettura, quindi ve ne parlerò già con le letture di dicembre. E poi ho ricevuto altri tre libri che anche qui mi ispiravano moltissimo. Uno è Il sogno di Franck Tillier, che è lo stesso scrittore del manoscritto, che ho letto anche questo quest'estate, lo stesso mese tra l'altro in cui ho letto Le sette morti. Questo, esattamente come l'hanno scritto, dovrebbe essere un thriller moderno, un gioco di incastri perfetto, estremamente avvincente. Franck Tillier è considerato un maestro del thriller, scrittore francese molto molto apprezzato. Questo è Fazzi, Dark Side. Qui dice: se tessere una trama significa dipanare molti fili per poi congiungerli al momento giusto e con il nodo giusto, Tillier pare davvero un fenomeno. E quindi anche questo ovviamente voglio leggerlo a breve. Poi L'amore bugiardo di Gillian Flynn o Gillian Flynn, non lo so, è un libro famosissimo, qui è edito Rizzoli nei Miti a 7,90 € che non si può togliere, esistono edizioni più belle ma non me ne frega un accidente. È abbastanza leggibile, un po' scritto piccolo, però anche questo, io di Gillian Flynn non ho mai letto niente e questo forse è il suo libro più famoso. Si tratta di un bel thriller letterario con un po' di sostanza, non solo di gioco, di schemi, di intrecci, e anche qui sono curiosissima, volevo partire da questo e poi magari esplorare di più l'autrice. Ma il libro che leggerò subito dopo aver terminato Le sette morti, voglio leggerlo prima che finiscano le vacanze di Natale, è di Marisha Pessl, Notte americana. Quanto mi ispira questo libro non ve lo so dire. Probabilmente l'avrei anche cominciato prima di cominciare quello di Stuart Tarton perché veramente mi chiama tantissimo, però appunto non volevo leggere, come vi ho detto, quel libro prima di sentirne parlare in ogni dove. Marisha Pessl è scrittrice americana e questo libro deve essere stupendo. È anche abbastanza interattivo da quello che ho capito. Si tratta anche qui di un thriller letterario, però, quindi dove il meccanismo thriller non è la base del racconto, un po' alla Donna Tartt, diciamo, però insomma ci sono tutte queste parti, come se fossero dei documenti che fanno parte della trama del libro, che ha molto a che fare con il cinema, tra l'altro. Anche qui un aspetto che mi attira veramente tanto e sarà tra i libri di cui sentirete parlare a gennaio, di sicuro. Poi passiamo a quello che mi avete regalato voi e poi andiamo al mio autoregalo, perché mi sono fatta anche un autoregalo. Allora, Claudia mi ha mandato degli orecchini stupendi. Claudia è la titolare di Argento Vivo Bijou, che è un brand di cui vi ho parlato più volte in merito ai bijou, appunto. Io ho già due orecchini suoi, un paio me li aveva regalati una mia amica, un paio me li aveva regalati proprio Claudia. Vi lascio sotto Instagram, la pagina Instagram di Argento Vivo Bijou, e mi ha voluto mandare un regalo di Natale. Guardate com'è confezionato e gli orecchini sono bellissimi, ve li faccio vedere subito. Lei ormai conosce benissimo i miei gusti, quindi non si poteva sbagliare, non li ho scelti assolutamente, mi ha fatto proprio un regalo lei. Guardate come sono belli. Sono di questo bordeaux, guardate poi la finezza di avermeli mandati in questa bustina, cioè, vabbè. E hanno questo oro brunito intorno, sono veramente, veramente belli.
Mi piacciono tantissimo, sono proprio i miei colori, quindi niente, ti ringrazio un sacco per questo regalo. E poi Vanina, anche lei mi ha regalato delle cose bellissime. Torniamo a parlare di libri, ovviamente. Allora, mi ha regalato due libri. Uno l'ho già letto, appena mi è arrivato, questi mi sono arrivati un po' prima di Natale. Mi sono iniziato a scrivere le date in cui leggo i libri. Mi piace farlo perché così nel tempo posso andare poi a rivedere quello che ho letto, eccetera, eccetera. Questo libro l'ho letto il 17 dicembre, l'ho letto in una sera della verità. Si tratta di Roberto Calasso, Come ordinare una biblioteca. Io ho messo gli occhi tante volte su questo piccolo libro in libreria, ne ho sentito parlare qua e là. E lo volevo tantissimo leggere, sono felicissima di averlo ricevuto. Tra l'altro Vanina mi ha scritto sotto illuminante ed è davvero così. Roberto Calasso è un'autorità nel campo dell'editoria in Italia, è proprietario e direttore editoriale di Adelphi, è un narratore, saggista, scrittore, è un intellettuale italiano di livello. Questo libretto contiene quattro suoi saggi. Uno è Come ordinare una biblioteca, che è quello che ho amato di più, perché parla proprio di come ordinare i libri in casa, ma attraverso, diciamo, questo espediente parla anche di tante manie dei lettori, di come pensano i lettori rispetto ai libri, di come fare a conoscere una persona attraverso i libri che legge. Poi c'è un saggio sulla nascita della recensione dei libri, molto molto interessante. Poi, aspettate che vi leggo i titoli se li trovo, se no vabbè ve ne parlerò perché tanto l'ho letto. Poi comunque l'ultimo, che forse insieme al primo è quello che mi è piaciuto di più, parla della libreria, libreria come negozio, della libreria privata, delle catene, dell'avvento di Amazon, dell'avvento degli ebook. Molto interessante. Questo è un regalo bellissimo, secondo me, da fare a chi ama i libri senza rischiare di sbagliare. È difficile fare regali a chi legge perché è difficile conoscere bene i gusti di chi legge, il lettore non legge qualsiasi cosa, ed è facile anche regalare doppioni. Questo è un libro che sicuramente è molto interessante per un lettore. E poi mi ha regalato Cecità di Saramago. Io ho avuto un periodo Saramago e Cecità l'avevo già letto nel mio periodo Saramago, ma avevo già intenzione di rileggerle, lei non lo sapeva, perché quest'estate mia suocera mi aveva regalato Saggio sulla lucidità, che è il seguito di Cecità, un seguito più o meno, nel senso che ci sono gli stessi personaggi che agiscono in questa storia che hanno vissuto l'esperienza raccontata in Cecità. Poi penso che si possa leggere questo senza leggere questo, anzi questo di sicuro perché è autoconclusivo assolutamente, ma credo che si possa leggere anche questo senza aver letto Cecità, ma la lettura uno via l'altro ovviamente è la cosa migliore. Io adoro Saramago, ho letto diversi libri suoi ed è tantissimo che non li leggo, quindi avevo già avuto in mente di rileggere Cecità per leggere poi subito dopo Saggio sulla lucidità e quindi ora lo farò. Quindi grazie Vanina. Arriviamo poi ai miei regali. Siccome sapevo perfettamente che mio marito mi avrebbe regalato dei libri, ho deciso di farmi dei regali che era una vita che non mi facevo, perché voi sapete che sono nel mio low buyer per quanto riguarda specialmente il beauty, specialmente il make-up, ma io mi sono accorta di una cosa. Io sono 2 anni che non compravo un profumo. Sapete che io ho una passione sfrenata per i profumi. È tantissimo che non ve ne parlo, ma anche perché è tantissimo che non ho niente da dirvi. Cioè, mi sembra anche inutile ripetersi sempre se non ho novità, materiale, diciamo, per i miei video preferisco non farne. Ed erano 2 anni che non compravo profumi perché oggettivamente ne ho tanti, perché quelli che ho che uso mi piacciono tantissimo. Stessa cosa il make-up. Per quanto riguarda il make-up, io quest'anno credo che sia l'anno in cui ho comprato di meno in assoluto da che sono interessata al make-up, non da che ho il canale, da molto prima, soprattutto le palette occhi. Io quest'anno avevo acquistato, mi pare che fosse quest'anno, ma potrebbe essere anche prima di Natale, no, forse era gennaio, avevo acquistato la palettina di Natasha Denona da 5 colori, quella piccolina, e basta.
perché avevo ricevuto la Muerte di Melt in regalo, ho ricevuto quest'estate in regalo la Platinum delle Cute Palette di Nabla. Basta, non ho comprato altro. Allora, su cosa accade? Che a Brescia ha aperto un negozio, una nuova profumeria che è una piccola catena, immagino, si chiama 3A Profumerie. Qui c'è scritto Roma, Milano, Prato e Brescia. E questa profumeria è un paradiso, è il paradiso, devo dire, perché a parte che è bellissimo, in una zona stupenda di Brescia, è in via 10 Giornate sotto i portici. Allora, ha pochi marchi, ma vi dico quali. Ha La Mer, MAC, Hermès, Chanel, Tom Ford, Bobbi Brown e Jo Malone. Quindi già capite che cosa ci sarà come altro regalo. Allora, mi sono voluta regalare una palettina occhi di Bobbi Brown. Volevo provare qualcosa del brand e volevo una cosa totalmente inutile. Io ho voluto regalarmi una cosa che non mi serviva, semplicemente perché è bella e perché me la merito. Lo dico proprio con tutto il cuore. Questa è una palettina 5 colori, costano 39 euro, se non mi sbaglio c'era lo sconto del 15% e, cioè, guardate, il packaging è straordinario, è tipo pelle martellata qui, c'è un fogliettino che dà anche dei consigli, diciamo, di make-up, e questa è la palette, e appena la vedrete c'è ovviamente la plastichina, è proprio la mia. Ditemi se non è la mia palette. Questo specchio è straordinario, bellissimo. L'ho usata per il make-up di oggi e mi piace tantissimo. Io sto sempre più andando verso questa direzione, me ne rendo conto. Ovvero colori che so già che mi stanno bene o comunque con cui io mi vedo bene. E finish opachi. Qui abbiamo i due opachi che servono, quindi questo bel bordeaux, che comunque ho messo anche nella piega, non è troppo scuro, si sfuma da Dio, è burro. E questo panna per tutta la palpebra, sotto l'arcata sopraccigliare, è stupendo. E poi ci sono tre satinati, uno più bello dell'altro. Questo, bellissimo. Questo forse è il mio preferito. Questo color taupe, mamma, è stupendo. E questo, che è un marrone bronzo straordinario. Questo è proprio l'ombretto perfetto per i miei smokey da un colore. Questi sono decisamente più chiari, ma l'effetto che fanno sugli occhi è questo. Cioè, sono quelli che io definisco satinati, davvero satinati. Quegli ombretti perfetti per chi vuole look semplici ma sofisticati o per le palpebre âgée. Ormai vi parlo di questo genere di ombretti da un sacco di tempo. Tolgo la plastichina, ormai la levo e mi sa che butto anche questi. Vi parlo già da tempo di queste cose, sono sempre più in questa direzione io. Io adoro i colori, lo sapete, farò ancora smokey verdi, smokey blu, di sicuro ne farò, però quest'anno è stato anche l'anno in cui ne ho fatti meno per evidenti ragioni, che se mi sono truccata comunque, è stato l'anno in cui ho un po' più riscoperto questo genere di make-up, che mi sembra mi stia piuttosto bene e la qualità mi piace tantissimo di questa palette comunque. Avremo modo di parlarne meglio in futuro. E poi non potevo, scusate che adesso qui non voglio assolutamente sporcare niente, non regalarvi un profumino di Jo Malone. Ho scelto un 50 ml perché io ho tanti profumi, lo sapete, quindi preferisco, se posso, scegliere ml, non 100 ml, insomma. Guardate, solo questo è il regalo. Questa confezione è il regalo, è splendida, splendida. E ho scelto un profumo decisamente avvolgente, adatto all'inverno. Sapete che i profumi di Jo Malone sono colonie, sono profumi non particolarmente intensi, importanti assolutamente. Sono profumi delicati, estremamente eleganti, ma ci sono due linee. E io ho scelto un profumo della linea di questi con la boccetta nera.
Questi sono quelli che sono un pochino più intensi rispetto alle altre colonie, che secondo me sono più adatte per l'estate, ma non è diversa la formulazione del profumo in sé, sono diversi proprio gli aromi che contengono le note. Sono note che di per sé, quelle contenute in questi profumi, sono un po' più avvolgenti, quindi anche più adatte all'inverno. Io ho scelto un profumo in realtà molto venduto, uno dei più venduti di Jo Malone, che è Dark Amber e Ginger Lily, che è qualcosa di straordinario. Allora si apre con un buon profumo di zenzero, di pepe, c'è una nota bella intensa e pungente. Sapete che io amo lo zenzero nel profumo, mi fa impazzire. E poi ci sono assolutamente note più calde, dall'ambra al patchouli, con un cuore comunque abbastanza fiorito, in cui abbiamo che la ninfea, la rosa e l'orchidea. È un profumo decisamente molto elegante, femminile, intenso al punto giusto. Mamma mia, che buono! L'ho utilizzato, devo dirvi che è un profumo che persiste, nel senso che ve lo sentite addosso tutto il giorno, ma non con quell'insistenza prepotente di altri profumi. Mi piace da impazzire, sicuramente quest'estate, per l'estate mi regalerò un'altra profumazione più estiva, più fresca. E niente, c'è Jo Malone a Brescia. Detto ciò, vi ho detto tutto anche per questo video, spero di avervi fatto compagnia, di avervi dato qualche spunto. Rinnovo gli auguri per un buon 2021 a tutti. Noi, se volete, ci vediamo presto. Alla prossima, se vi va. Ciao!